tutto pronto per il Natale sanpietrano. Per l'edizione 2012 del calendario natalizio, l'amministrazione comunale ha stanziato poco più di 32.000 euro. Il programma si prospetta ricco di iniziative di carattere culturale e ricreativo ed è stato affidato a due note associazioni del paese, la Proloco, alla quale sono spettati 16.246 euro, ed il Comitato Festa Patronale, al quale è andata la restante parte, 15.800 euro. A News Salento ha intervistato il presidente del comitato, Angelo Solazzo, che ha spiegato come è stata utilizzata la loro parte e quali sono gli eventi da loro curati. L'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno affidare al Comitato Festeggiamenti Patronali un importo di circa 15.000 euro per la realizzazione di determinate attività. Le attività hanno assorbito rispettivamente una buona parte, la stragrande maggioranza dell'importo per la realizzazione delle luminarie. Le luminarie sono sotto gli occhi di tutti i sanpietrani, corrono per tutta la via Brindisi, la via Lecce, la piazza e poi simbolicamente sono state anche in qualche modo toccate tutte le realtà periferiche del comune e comunque anche sono presenti in via Mesagna e in via Cellino. Ma non solo, con quegli importi abbiamo anche realizzato, o meglio stiamo cercando di realizzare, delle attività giorno 22 di dicembre e giorno 24 di dicembre. Quella del 22 è un'attività che ci ricollega in qualche modo a quello che è l'aspetto tipico locale e quindi quando parliamo di tipicità non possiamo non parlare dei gruppi folclorici. Uno in particolar modo è un gruppo che orbita intorno al presepe vivente, che è una tra l'altro delle attività che rientrano in quelle che sono, gli affidamenti di cui vi parlavo prima, per cui il presepe vivente, e a capo di questi c'è la parrocchia San Giovanni Bosco, e dentro cui c'è anche questa attività folclorica, se così la possiamo definire, che si esibirà in un piccolo concerto che sarà realizzato intorno ad un albero, ad un albero di Natale realizzato con le luci. Durante quel contesto ci sarà la distribuzione pure un pochino, così come sta avvenendo spesso mi pare in queste manifestazioni, la distribuzione di dolciumi e poi quindi tra canti e suoni e balli si darà un pochino di dolcezza ai ragazzi. 24 invece c'è una manifestazione interamente organizzata a cura della parrocchia matrice, anche qui canti e balli, però questa volta a cura dei bambini, saranno realizzati interamente dai bambini, verranno espletati per la maggior parte in Piazza del Popolo e poi attraversando quel piccolo budello che collega alla piazza 4 novembre lì culmineranno con un qualcosa di veramente molto carino. Non ve ne parlo, venite a vederlo e così mi auguro potrete gustare ciò che i nostri ragazzi, i nostri bambini e con essi le catechiste hanno realizzato.